Un'eredità importante e un regalo a un amico prima che a un grande collega scomparso prematuramente. Giuseppe Bonito porta al Bifest di Bari figli con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, un progetto portato avanti con Mattia Torre, talentuoso regista e sceneggiatore romano, scomparso poco più di un anno fa, e non nasconde la difficoltà di portare a termine la realizzazione di una commedia che gli ha portato felicità, ma anche tanta malinconia. È stato complesso perché, come dire, al netto di tutti gli aspetti emotivi della vicenda, che ovviamente va bene, purtroppo ci sono stati, insomma, è stato difficile perché penso che la scrittura di Mattia sia una scrittura molto complessa, ricca, veramente ricca di cose, ma è una ricchezza che però, come dire, nel momento in cui ti trovi tu a doverla gestire, veramente ti atterrisce in qualche maniera. Poi è stata una gioia, perché veramente il copione era talmente, appunto, denso e ricco di cose che, devo dire, poi è stata veramente una cosa piacevole. Però considera che poi lui ha questa strana commissione di realtà, di percezione della realtà dei personaggi che fanno parte della scena, e poi c'è questa cosa, che c'è questo elemento che lui, Mattia, ha sempre trattato con grande disinvoltura, che è l'illusione dell'inconscio nelle cose, nella scena. Quindi, come dire, è una commedia che è una modalità di commedia che in qualche maniera è complessa, ecco. Veramente penso che tra gli aspetti maggiormente ingiusti della scomparsa di Mattia ci sia proprio questo, cioè il fatto che abbiamo perso un autore che secondo me maneggiava la commedia in una modalità che forse nel giro di qualche film sarebbe stata sicuramente apprezzata, avrebbe avuto chance, a differenza di tanta commedia italiana, di essere apprezzata anche fuori dai confini dell'Italia.